Onorevole Chiara Vallotti, 7 anni dedicati alla privacy, 7 anni del suo tempo. Cosa è stato fatto? Cosa manca? Cosa lascerà ai suoi successori? È stato fatto certamente poco a fronte dei problemi enormi che questo tipo di attività comporta e quindi resta moltissimo da fare. Però quello che è stato fatto con impegno, ritengo con correttezza, di cui è sintomo l'unanimità delle decisioni mantenute dal Collegio in tutti i 7 anni. Oggi lasciamo una situazione estremamente complessa, vi sono dei problemi che bisogna governare con equilibrio. Certo, il compito sarà primo del legislatore, poi anche del garante nell'attuazione della normativa. Ci troviamo di fronte a conflitti di questo tipo, ne parlavo nella relazione, e il conflitto fra l'esigenza di sicurezza e la tutela delle riservatezze dei cittadini. L'episodio dell'11 settembre del 2001, e il terrorismo e altre manifestazioni terribili di questo nostro tempo giustificherebbero un controllo più serrato da parte dell'autorità sulla vita dei cittadini. Ma il compito della privacy è appunto di salvaguardare le aree di riservatezza che non possono essere comunque invase senza pregiudicare gli interessi generali alla sicurezza. Si tratta, come sempre, di trovare la linea tra Scilla e Cariddi, che è la linea dell'equilibrio, della misura, della composizione e del contemperamento degli interessi. Questo è uno dei settori. Un altro settore: la invasività della comunicazione, della diffusione. Adesso segreti delle persone vengono spiate, denunciate, citate. Tante volte la giustificazione è che si tratti di soggetti pubblici, ma non sempre si tratta di soggetti pubblici, non sempre l'interesse legittimo, esiste l'interesse legittimo dei cittadini a conoscere le vicende personali di qualcuno, e allora anche qui si tratta di trovare la linea di demarcazione fra la sfera inviolabile, quello che invece è consentito o anzi opportuno per rafforzare la democrazia. E altri problemi sono posti dalla evoluzione impetuosa della tecnologia, che pone da sempre nuovi strumenti di indagine, sempre più pervasivi nella vita dei soggetti, e quindi richiede gli antidoti, richiede le normative, gli strumenti per temperare, per contenere questa azione invasiva. Come dicevo agli amici poco fa, la privacy è un sistema in progress, è impossibile immaginare un codice assunto in un determinato momento che poi possa rimanere per 30 anni a regolare la materia. Occorre adeguarsi, rinnovarsi, aderire sempre costantemente a quello che accade. Comunque ritengo che la privacy sia un valore irrinunciabile. La difesa della riservatezza delle persone resta l'ultimo baluardo delle nostre tradizioni, delle tradizioni della civiltà occidentale contro il tentativo di spersonalizzazione, di massificazione che la società contemporanea è portata ad operare per ragioni economiche, per le ragioni più svariate. E allora bisogna sempre difendere l'originalità indistruttibile dell'individuo. La nostra civiltà non può sopravvivere senza questo.